Benvenuti a questo nuovo video. In questo nuovo video parlerò del pacchetto di medicazioni, del bendaggio individuale russo PPI1. Questo è un pacchetto di medicazione che viene prodotto ancora oggi con le stesse caratteristiche e ogni soldato ne ha uno, più c'è il medico che nella sua cassettina, nel suo borsello, ne ha altri tre. Ogni soldato è istruito per l'utilizzo di questo pacchetto di medicazione per fornire assistenza agli altri membri della squadra o a se stessi. È composto esternamente, lo vediamo, da un telo gommato con gli angoli pretagliati per permettere l'apertura. All'interno troveremo una spilla di sicurezza, due pad per assorbire e fare il bendaggio e la garza. Andiamo ad aprirlo per vedere com'è composto. Si tira, si apre. All'interno troveremo, all'interno della carta pergamena, il nostro pacchetto di medicazione. Lo si va ad aprire. Abbiamo qui il nostro kit di medicazione, dove abbiamo il primo pad fisso alla garza, vedete che è incernierato con una cucitura. Il secondo invece è libero di muoversi ed è sempre doppio, come anche il primo. Perché è stato fatto in questo modo, con due pad per assorbire ad esempio il sangue e fare compressione, di cui uno fisso e uno mobile? Perché a differenza di altri kit medici di garze, è pensato prettamente per un utilizzo bellico. Quindi cosa succede? Che il tipo di ferita più comune è quella d'arma da fuoco. Quindi un proiettile che ad esempio colpisce un braccio o un addome entra da una parte e fuoriesce dall'altra. Quando si ha un pad solo, bisognerà metterne uno solo da una parte e con un altro kit, un'altra cosa, mettere un secondo. Invece con questo possiamo andare a mettere il primo che è fisso, ad esempio sul foro di entrata, il secondo lo andremo a regolare sul foro di uscita e poi andremo ad avvolgerlo. Stessa cosa per l'addome. Il fatto che sia mobile potrebbe essere stato colpito perpendicolarmente, ma potrebbe essere anche lateralmente, quindi il foro di entrata rispetto al foro di uscita sulla schiena può avere una distanza differente. Il fatto che sia mobile ci permette appunto questa regolazione. Come dicevo, all'interno troviamo anche la spilla da balia, la cosiddetta spilla di sicurezza, per permettere la chiusura. Ora facciamo vedere come applicarlo, ad esempio, sul torace, sull'addome. Vediamo adesso come applicare questo bendaggio, ad esempio, se la persona, il nostro ormai famoso Stefano, che si offre sempre come volontario per i video, fosse ad esempio all'addome, quindi un foro passante di arma da fuoco. I numeri, fra l'altro, di questo tipo di garza, tanto per avere un'idea anche delle dimensioni, sono la garza che è larga 10 cm ed è lunga 7 metri. I pad, che sono una volta aperti, di 17 cm per 32. Si possono utilizzare anche ripiegati o estesi in base al tipo di ferita. Con
il fisso, supponiamo che sia qui, lo si va a porre. La secondo pad, che appunto è scorrevole, lo andiamo a spostare e a mettere nel punto che ci serve, se ad esempio è entrato ma è uscito sul lato opposto o sullo stesso lato. Supponiamo in questo caso che non è uscito sullo stesso lato ma sul lato opposto, perché è entrato lateralmente. Metti pure una mano qui, adesso lo possiamo spostare e mettere contro. Poi andremo con la garza a fare forza, quindi andiamo a fare una compressione e andremo a porre la nostra garza tutto attorno. Una volta arrivati al termine, con la famosa spilla, o andiamo a fare un nodo, o facciamo il passante, o con la spilla di sicurezza andiamo a bloccare la garza. In questo modo il bendaggio è completato. Un altro utilizzo e un altro motivo per il quale nella garza PP1 abbiamo due tamponi è il seguente. Spesso il tipo di ferita che si può riscontrare non è soltanto il taglio, e quindi dobbiamo mettere un tampone o due sulla parte che sanguina, o come ho fatto vedere prima, il foro passante ad esempio di una ferita d'arma da fuoco, ad esempio un braccio o un addome, quindi i due pad si vanno a spostare. Ma ad esempio in un incidente, oppure ad esempio appunto in campo bellico, come nasce questo tipo di kit, ci può essere una scheggia. Una scheggia, un pezzo di ferro, non andrebbe mai rimosso se non è in pericolo di vita l'infortunato. Quindi però ho anche bisogno di fare della compressione attorno alla ferita senza rimuovere il pezzo, la scheggia che si è infilata. Come viene fatto normalmente? Normalmente, se non si ha questo tipo di bendaggio, se ne utilizzano due bendaggi e poi si arrotola. Il primo si tiene fisso, il secondo si usa sul secondo punto attorno al, supponiamo, al pezzo di ferro che si è andato a piantare nel corpo, e si arrotola. Oppure si utilizzano due rotoli di garza, o viene anche utilizzato un altro sistema nel caso che ci sia una scheggia. Vengono utilizzate due rotoli di garza ai lati della scheggia e un terzo rotolo di garza che viene utilizzato per fissarli. In questo caso, avendo due pad assorbenti, si possono ripiegare ulteriormente per fare un maggiore spessore, andarli a porre nel caso ci sia appunto una scheggia sul torace, uno a destra e l'altro a sinistra della scheggia, magari lo comprare meglio, uno a destra e uno a sinistra della scheggia, e tieni un attimo con la mano, e andare a far passare la nostra garza, una volta, ipotizzando che qui ci sia la scheggia, una volta sopra, e una volta sotto alla probabile scheggia che abbiamo qui, e si procede così fino a srotolare tutta la garza e a creare quindi il bendaggio senza andare a rimuovere la nostra scheggia. Vediamo che qua c'è il foro dove in teoria si ipotizza la ferita. Quindi, riassumendo, il nostro kit individuale PP1, che è tutto contenuto all'interno di questo sacchetto che si apre, un sacchetto di tela gommata, organizzata, che viene chiuso, che consente la sterilità del contenuto per 5 anni dalla data di fabbricazione, con il nostro appunto bendaggio, con i due pad assorbenti, di cui uno fisso all'inizio e uno mobile che potremo andare a spostare. Come detto prima, 10 metri
7 metri, scusate, di lunghezza per 10 centimetri di larghezza di garza e due pad di 17 per 32 centimetri e la spilla per fare il blocco. Vi ho mostrato alcuni modi in cui può essere usato, ce ne sono ovviamente mille in base alle esigenze, le ferite sono molteplici, possono essere quindi trattate in diverso modo. Questo qua è l'utilizzo standard di base. Come sempre, spero che vi sia stato utile. Ringrazio ancora una volta Stefano che si è prodigato per essere la vittima dei miei video. Esatto. E come sempre, al prossimo video.